Signori, buongiorno. Oggi vi porto a Roma. Sì, esatto, siamo a Roma e so che mi staranno già arrivando tanti insulti da parte vostra, ma io ho 26 anni quasi ed è la prima volta che vengo a Roma. Lo so, ho fatto tanti paesi esteri, ma Roma non ancora. Ebbene, quindi sono per la mia prima volta nella capitale italiana e sono anche nella mia prima volta, nella mia prima vacanza da solo. Da solo sì, perché sono venuto qui da solo in pullman, è stato un viaggio abbastanza tosto. Devo ringraziare il mio amico Zara che mi ospita, però sarò sempre in giro da solo a girare. Magari lui ci sarà qualche sera. È una piccola infarinatura per capire un po' come sarà il mio prossimo viaggio, che sarà completamente da solo e sarà anche più complicato, dove sarò in più paesi stranieri che non parlo assolutamente le loro lingue. Quindi questa è una piccola infarinatura per vedere come me la cavo da solo. Però finora un bel pollicione in su, come quello che dovete lasciare voi a questo video. Mamma mia, che casino. Comunque, primi pareri, città molto 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 caotica. Ci sono quasi solo turisti, quindi a vloggare vado anche bene. E ci sono pochi italiani, vabbè, quei pochi italiani che mi sentiranno vloggare se ne faranno una ragione. Abbiamo fatto già qualche chilometrino da stamattina. Non ho potuto fare a meno di notare la vastità di bancarelle che vendono souvenir. Però la particolarità è che la maggior parte sono tutti a un euro, cosa che in tutti i paesi all'estero non mi è mai successa. Il minimo che ho visto è stato 2 euro in Macedonia, come nello scorso video. Non mi è mai capitato di vedere souvenir da un euro. Comunque, io ce l'ho già, grazie mamma. Siamo appena stati dentro al Pantheon, mi hanno fatto anche togliere il cappellino perché sì, questo è un tempio costruito più o meno tra il 100 e il 200 d.C. Sono presenti all'interno le tombe del re d'Italia Umberto I e di Vittorio Emanuele II, nominato padre della patria. Bene signori, siamo usciti dal Pantheon, che dire, davvero bello. Io mi aspettavo una chiesa, anzi mi aspettavo un edificio con più corridoi, più passaggi. Invece è praticamente una chiesa, perché mi fanno anche togliere il cappello apposta. Una chiesa, è un cerchio e tutto quanto lì, con il buco in mezzo, è un gran ciambellone. Mi sono catapultato in Piazza Navona, qui è veramente strappieno di fontane. Questa fontana mi fa anche ridere perché c'ha questi qua che non so cosa stanno facendo, stanno sputando, stanno tirando su dal naso. Le fontane in piazza le adoro perché mi danno quel che di freschezza che soprattutto d'estate con questo caldo ci sta a pennello. Piazza molto elegante, la fontana in mezzo è stata costruita più o meno nel primo secolo d.C. Veramente bella, ricca di poseidoni che stanno cadendo, ma che in realtà non sono poseidoni che stanno cadendo. Sì, la veo ben. Sto camminando sopra il mio primo ponte di Roma, dove sotto passa il Tevere, e sono davanti alla Corte di Cassazione. Oltre alla Corte di Cassazione che c'ho davanti a me, andremo a Castel Sant'Angelo. Castel Sant'Angelo è un castellone di forma circolare che risale al secondo secolo d.C. Infatti si vede che i suoi anni ce li ha, è un po' vecchietto, poverino. È uno dei monumenti principali più simbolici di Roma, uno tra i più visitati, e contiene al suo interno opere tra cui sculture e vari dipinti risalenti all'epoca rinascimentale. Dopo essere passati per Castel Sant'Angelo, ovviamente andate in ordine logico e procedete verso la città del Vaticano, ovvero Piazza San Pietro e la Basilica di San Pietro, con i suoi musei vaticani. Ma questo sarà in un altro video, perché fino a prova contraria è un altro paese fuori dall'Italia. Disastro, sono in mezzo alla strada. Disastro. Beh, grazie. Il lavoro peggiore da fare a Roma è il taxi, l'autista di autobus, qualsiasi cosa. C'è un disastro. Gente che suona, ambulanze, casini, ingorghi, semafori. Gente che si butta in mezzo alla strada, compreso io, se no non si passa più. Allora, un disastro. A few moments later. Uè, guagliù, io non so ballare romano. Ma qua non siamo Piazza dei Fiori, qua siamo Piazza dei Fiori. Praticamente è una piazza, mercatini, roba da mangiare, frutta e verdura, piante, piantine, piantone. Marca. Vedo che qui sti cazzi va molto di moda. Pien di gente. Figa, vendono proprio di tutto qua, anche roba elettronica, tarocca. Beh, mi hanno fatto annusare delle spezie buone e dopo sono da via. Pausetta pranzo fatta, stiamo andando verso Piazza del Popolo. Mi avevano detto che Roma è abbastanza sporca. Beh, sporchina sì, però molto sporca, come ho sentito dire, no? Chi mi dice molto sporca vuol dire che non è stato in certi posti che sono stato io. Guarda che razza di brutto tempo che sta venendo su, cazzuola. Mi sa che in Piazza del Popolo stanno mettendo su
roba per fare concerti e robe varie. Comunque una bella piazza alta, perché c'è tipo delle mezze mura intorno, con due belle chiese all'esterno, un bello obelisco in mezzo. Non capisco perché è scritto tutto quanto in geroglifico. Mannaggia le paperelle, mi sa che sta per iniziare a diluviare. Ho sentito una gocciolona che mi è entrata nell'occhio. Praticamente le 2 e sono già a 18 km percorsi oggi. Da Piazza del Popolo puoi arrivare fino a Piazza di Spagna, passando per le vie dello shopping. C'è anche il viale del Corso, che è sempre un'altra via dello shopping, ma solo di roba da skate. Poca gente anche qua, eh. Quella sopra la scalinata di Piazza di Spagna si chiama Trinità dei Monti, mentre la scalinata che stiamo facendo si chiama Scalinata della Trinità dei Monti. Bravo Fabio! La Trinità dei Monti è una chiesa del XVI secolo sotto l'autorità francese e si trova sopra Piazza di Spagna. E ce l'abbiamo sì una leggera vista panoramica della città da qua. Guarda che roba, nuvole metà bianche e metà nere. Beh, sono entrato in chiesa ma non si potevano far foto e video. Mi sono anche preso parole perché non mi sono tolto il cappello. Beh, mossa. Si vede che ho dormito un'ora stanotte. One hour later. Signori, ho ricaricato una piccola percentuale di batteria del mio corpo. Ero nel parco del Quirinale, è iniziato a pioggere, mi sono messo la felpa, mi sono buttato, mi sono svegliato, sono passati 40 minuti, ho preso sonno. Dov'è che eravamo rimasti prima? Figa, meno male, ho detto che era pieno di fontanelle, non ne trovo una da un'ora, ho finito l'acqua in pausa pranzo. Non volevo comprarla perché è pieno di fontanelle, non ho più trovata una, mannaggia a me. Scendendo le scale, tornando verso giù, verso il centro, passando per il Foro Traiano con la colonna traiana, ci troviamo finalmente nella piazza principale di Roma, Piazza Venezia. L'enorme edificio in Piazza Venezia si chiama Altare della Patria, dedicato a Vittorio Emanuele II, re d'Italia, e il monumento al Milite Ignoto. Il Milite Ignoto è il corpo di una vittima non riconosciuta, per quello si chiama ignoto, durante il primo conflitto mondiale. È stata presa questa vittima, non si riconosceva che persona era, e gli è stato fatto questo monumento in onore dei caduti della prima guerra mondiale. Si può entrare dentro il cancello, ma non dentro l'edificio. Da sopra poi, sulla sinistra, entri in una stanzina che ti porta alla terrazza panoramica, dietro che c'è anche il bar. Mi manca ancora buona parte di Roma, ma credo che l'altare della patria sia proprio il top 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 del top, perché è strabello e poi da sopra riesci a vedere praticamente tutto. Volendo potete prendere l'ascensore super panoramico, però si paga. Comunque alla fine si può andare anche dentro, perché ti fanno scendere per dentro, quindi tutto gratis tranne la terrazza panoramica e soltanto una stanza. Top. Signorino a cavallo qui è Marco Aurelio e siamo in piazza Campidoglio con i Musei Capitolini. Ho il telefono scarico, oggi la polizia è la mia migliore amica perché ho chiesto già per la terza volta informazioni a loro. Comunque è pieno di sbirri. Occhio a non confondere questo signorino qui con il Colosseo, eh. Questo è l'antico Teatro Marcello. A me fa ridere come nome, ma è così. Allora, mi sono perso in qualche vietta strana, ma mi sono ritrovato davanti all'entrata del Foro Romano. Foro Romano praticamente è di fianco al Colosseo ed è il suo parco, diciamo, con ritrovamenti di resti di edifici di addirittura 2000 anni fa. Poi per tornare su fate praticamente un tornante come se fossi in montagna e lo vedete tutto quanto dall'altro. Ebbene sì, siamo arrivati all'Arena di Verona, momento super atteso. Sono a 27 km percorsi oggi, ho dormito più o meno un'ora stanotte, meno che affasso più. Dai bambini, non è l'Arena di Verona, siamo al Colosseo di Roma, grandissimo anfiteatro di 3 piani praticamente, usato nell'antichità per la lotta e i giochi dei gladiatori. Ci siamo fatti fare la prima foto da gente a caso, spero sia venuta decente, in caso la vedrete su Instagram, vi ricordo di seguirmi e ci vediamo domani. Au. Day 2. Signori, buongiorno, dai che è venerdì. Ieri è stata la mia giornata più impegnativa a livello di passi e chilometri fatti. Vi lascerò qui penso uno screen dell'applicazione che ho. Oggi è una giornata super caliente, quindi quando sei in centro città cosa c'è di meglio che staccare e andare al verde? Perché adesso siamo tornati in Piazza del Popolo, dove ieri era brutto tempo. Andiamo in Villa Borghese, uno dei parchi se non il parco più grande di Roma, con un lago e ville ricche di musei. Passeremo da là dietro per andare al parco. Arrivando a Piazza del Popolo, scale abbastanza ripide, mi raccomando, non è consigliato per chi
ha un'età vicina ai 90 anni. Oltretutto c'è una terrazza chiamata Terrazza del Pincio. Da questa terrazza si dice che c'è il miglior tramonto di Roma da vedere da qui. C'erano delle oche che stavano inseguendo e urlando dietro a una signora col suo cane. E sia la signora sia il cane avevano paura e la scena faceva straridere. C'erano queste oche che continuavano a inseguire e fare... Che carine, guarda come si lavano. È carinissimo il modo con cui si lavano e si puliscono. Esotico. 3 hours later. Allora Zara mi ha portato in un posto esotico, non mi si vede un cazzo, però questo gli si addice perfettamente la parola esotico, dove 14 euro c'hai il tuo cocktail con il buffet di quel cazzo che vuoi. Ci sono cose stra buone, un sacco buone, primi, secondi, ti fanno anche i dolci fatti al momento, gli ho chiesto un tiramisù. Au. Day 3. Signori, buongiorno, terzo giorno a Roma. Stanotte ho dormito un ben da Dio perché ero senza sveglia, ero stanco, morto veramente. Stamattina ci siamo svegliati per andare al mare ad Ostia e niente, problemi con la rete ferroviaria, siamo tornati e adesso sto andando a farmi un giro in centro, ma solo che sono le 2 quasi. Oggi è la giornata più calda che finora ho percepito a Roma. Siamo al Colosseo, oggi è sabato, c'è il disastro di gente, fa un caldo allucinogeno. Circumnavighiamolo e arriviamo al Circo Massimo. Il Circo Massimo, formato praticamente dai resti di un'arena che ospitava 250.000 persone, nella quale facevano le gare di biga. Adesso è veramente un grande spazio verde che è esattamente sotto al Colle Palatino. Siamo appena stati sul Colle Aventino, da lì veramente c'è la vista più bella di tutta quanta la città, perché siamo veramente in un posto molto alto. Magari dalla mia inquadratura non rende perché siamo sempre contro sole, abbiamo il sole in faccia, però fidatevi, dal Colle Aventino c'è la vista migliore di tutta quanta la città. 6 hours later. E stanotte siamo di andare a mangiare la pizza con il cornicione di ricotta. Speriamo che ne valga la pena, altrimenti ormai sono già abituato a lasciare brutte recensioni ai posti. Siamo alla Taverna dei Gotti, in culo al mondo a Roma, ma guarda che razza di pizze napoletane top. Io ho preso una pizza con pomodoro, mozzarella di bufala, rucola, grana, scaglie e con il cornicione ripieno di salame piccante, funghi e basilico. Mentre Zara e Natti hanno preso la margherita con mozzarella di bufala, basilico e col cornicione ripieno di ricotta. Questa pizza è una hit perché io ho sbagliato a ordinare, pensavo che mi arrivasse una pizza. Mi è arrivata questa cosa a forma di... Cazzo. Sì. Sai che saranno nel video questa cosa. Anche l'interno. Buonissimo, super consigliato questo posto. Mi hanno messo anche uno spec esoticamente speciale, super approved. Day 4. Signori, buongiorno, quarto giorno, siamo qua sotto in metro e c'è un sole della marotta. Siamo di fianco a questa prelibatezza romana. Stiamo andando a Porta Portese, mercato di zingari. Eschene! Porta Portese! Sexy gli occhiali. Non ho idea di cosa comprare, ma Zara dice che devo comprare qualcosa solo perché siamo qua. Sì, esatto. No, la maggior parte delle cose che ci sono da donna, fake. Però ci sono anche cose... C'è lo stesso qualcosa di marca, pure roba tanto vecchia. Potreste comprare un po' di roba e venderla su Vinted poi. Prendete spunto e iscrivetevi, stronzi. Cosa hai preso? Carta igienica? Sì. Sì, più o meno. Pare ad essere in India, c'è una densità di clientela, tipo 8 clienti per metro quadro. C'è una fragranza nell'aria. Un capitano. Questa è la cosa più bella che ho visto oggi, ma 40 bombe. No, massa. Mi fai più dell'alcol, mi fai più della weed. Non pensavo che comunque la domenica a Roma la sauna fosse gratis. One eternity later. Ho fatto talmente tanta strada in questi 4 giorni, siamo sui 100 km, che mi si sono rotte le scarpe in un modo allucinogeno, non è mai successo in vita mia. Oltretutto scarpe quasi nuove e che ho usato pochissimo. E anche oggi la foto con uno sconosciuto o una sconosciuta l'abbiamo fatta, come ogni mio viaggio. È una cosa da fare anche per tutti i prossimi viaggi. Ultima tapas del nostro tour, siamo alla fontana di Travis Scott. Veramente unica e famosa in quel di Roma, perché qui Travis Scott ha fatto la sua prima pisciata in acqua. Dopo questa mi iscrivo. Allora, la mia ignoranza ha portato a conoscere 2 persone che vedrete qui la foto, di New York, tanta roba, super simpatici, non mi ricordo neanche come si chiama, ma li vogliamo bene. Aveva i capelli di sfera e basta, uno. Money gang. Schede. Signori, siamo giunti alla conclusione di questo viaggio a Roma. So che riceverò un po' delle vostre offese, ma non importa, io sono sincero. Allora, la città non c'è nessun dubbio che sia bella, veramente una bella città, iper mega storica, forse la più storica del mondo, enorme veramente tanto. Per chi non l'ha ancora fatto, consiglio ovviamente di venire a farci
farci un giro. Però se devo trovare dei difetti, personalmente preferisco le città un po' più piccole, perché passare da un monumento all'altro sono veramente tanti chilometri, e se non utilizzi i mezzi pubblici veramente fai tanta tanta strada. È stata la mia prima vacanza in cui ho girato il 90% del tempo da solo, quindi per la prossima, che non vi dico dove sarà, mi raccomando seguitemi su Instagram per saperlo, ce ne saranno delle belle, perché non avrò nessuno che mi ospita. E ringrazio ancora il mio amico Zara per avermi ospitato, e ringrazio tutte le persone che ho conosciuto in questa vacanza, con le quali mi sono divertito e passato un bel tempo. Mi raccomando, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, che per me è importantissimo. Dopo questa mi iscrivo. E non dimenticatevi che se il video vi è piaciuto di lasciare un bel mi piace. Un saluto, baci, abbracci e spuassi. Au!